Action! 3, 2, 1, go! Shield.
Continuiamo a parlare di Captain America. Robert Downey Jr. e Chris Evans hanno descritto il rapporto tra Iron Man, Tony Stark e Captain America, Steve Rogers, come quello di una coppia sposata. I due si amano molto, però è un amore esplosivo. Ci sono tante sfumature della loro relazione e questo è bello, secondo i due protagonisti, perché nessuno ha ragione e nessuno ha torto, però allo stesso tempo sarà ancora più difficile trovare un accordo. Secondo i fratelli Russo, invece, i registi del film, non è stato facile ribaltare un personaggio con una morale così forte e radicata come Cap, però hanno trovato un modo di arrivare in fondo per capire chi è Captain America e per scuotere le sue fondamenta, spingerlo dove tante persone saranno sorprese di vederlo. Vedremo anche un lato di Tony Stark mai visto prima nei film precedenti. Mentre Winter Soldier è stato considerato un thriller politico, i due registi vedono Civil War come un thriller psicologico, influenzato da film come Fargo, dei fratelli Coen, o Il Padrino, perché è un film con tanti personaggi che raccontano storie molto intricate e ogni personaggio ha il suo arco di evoluzione. I registi si sono anche ispirati a De Palma per la sua bravura nel creare tensione e usare spazi vuoti. Ah, un'altra cosa, i fratelli Russo hanno ammesso che per gli spettatori sarà più facile stare dalla parte di Captain America perché è il suo film e ha sicuramente più spazio, però Tony è più istintivo nel film, più umano. Captain è più filosofico, quindi non è detto, non è detto. Voi da che parte state per ora? Siete Team Cap o Team Iron Man? Fatemi sapere, io per ora non mi sbilancio, va. Però vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!